Benvenuti cari amici alla 639esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Milano. Oggi continuiamo il nostro percorso, i nostri percorsi di approfondimento, mentre si avvicina a grandi passi il quindicennale della comunità antagonista padana che cadrà il 20 marzo. E continuiamo con una conferenza di Simone Gambini dedicata a Mastro Titta, che è stato l'esecutore delle sentenze capitali nello Stato Pontificio negli ultimi decenni della sua esistenza. Una conferenza interessante su una materia mai trattata sinora da noi e anche su un tema molto bello e divisivo, anche se c'è poco da dividere, al momento che la pena capitale comunque è un normale esercizio dei poteri statuali, quando applicata soprattutto con giustizia. Ciò detto, cedo molto volentieri la parola, il microfono a Simone Gambini per questa conferenza. Vi auguro un buon proseguimento di Quaresima e non dimentico ovviamente le grandi sofferenze che stanno attraversando i nostri popoli per questa epidemia che non accenna a placarsi. Oremus pro infirmis, pro vivis atque defunctis. La parola a Simone. Ho esordito nella mia carriera di giustiziere di Sua Santità impiccando e squartando a Foligno Nicola Gentilucci, un giovinotto che, tratto dalla gelosia, ha ucciso prima un prete e il suo cocchiere, poi costretto a buttarsi la macchia, grassato dei frati. Cari amici, amiche e ascoltatori della CAP, come avete capito, la conferenza di oggi verte su Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta, del quale vi parlo perché, come il sottoscritto, è nato il 6 marzo e quindi la presente conferenza diviene per me uno dei migliori regali che l'amico e padrino Pier Giorgio Seveso può gratuitamente donarmi. Mastro Titta nasce a Senigallia il 6 marzo 1779, noto in romanesco come Erboia de Roma, ed è uno dei più celebri esecutori di sentenze capitali dello Stato Pontificio. La sua carriera di incaricato delle esecuzioni delle condanne a morte inizia all'età di 17 anni e dura ben 68 anni, ossia dal 22 marzo 1796 fino al 1864, raggiungendo la quota di 514 condanne. Sul proprio taccuino Bugatti annota 516 nomi di giustiziati, ma dal conto vengono sottratti due condannati, uno perché fucilato e l'altro perché impiccato e squartato dall'aiutante, per una media dunque di 7 condanne annue. Egli opera anche sotto il dominio francese, in cui compie 55 esecuzioni. Le sue prestazioni sono difatti tutte annotate in un elenco che arriva fino al 17 agosto del 64, quando viene sostituito da Vincenzo Balducci e la santità di Nostro Signore Papa Pio IX gli concede la pensione, con un vitalizio mensile di 30 scudi. Mastro Titta esegue sentenze in tutto il territorio pontificio. Un anonimo autore del XIX secolo scrive una sua finta autobiografia intitolata Mastro Titta, il boia di Roma, memorie di un carnefice scritte da lui stesso, di cui potete trovare online il PDF, nella quale gli fa descrivere in questo modo l'inizio della sua attività di giustiziere al servizio di Sua Santità. La finta autobiografia, scritta e pubblicata anni dopo la presa di Roma e la morte del Bugatti, è scritta in chiave anticlericale e presenta Mastro Titta come un cinico e freddo assassino, mano spietata del governo del Papa, che però in realtà così non è. A Valentano, presso l'archivio storico, è reperibile la testimonianza della sua prima esecuzione nella località di Poggio delle Forche, scritta in prima persona. Il 28 marzo 1797 ho mazzolato e squartato in Valentano Marco Rossi, che ha ucciso suo zio e suo cugino per vendicarsi della non equa ripartizione fatta di una comune eredità. Il nomignolo dato al Bugatti viene poi esteso anche ai suoi successori, infatti nei domini pontifici la locuzione Mastro Titta è sinonimo di boia. Nei lunghi periodi di inattività svolge il mestiere di venditore di ombrelli, sempre a Roma. Il boia vive nella Città Vaticana, sulla riva destra del Tevere, nel rione Borgo, al numero civico 2 di vicolo del campanile. È naturalmente mal visto dai propri concittadini, tanto che gli è vietato per prudenza recarsi nel centro della città dall'altro lato del Tevere, donde il proverbio boia non passa ponte, a significare ciascuno se ne stia nel proprio ambiente.
Ma siccome a Roma le esecuzioni capitali pubbliche decretate dal Papa, soprattutto quelle esemplari, non avvengono nel borgo papalino ma sull'altra sponda del Tevere, in piazza del Popolo, a Campo dei Fiori o nella piazza del Velabro, in eccezione al divieto, il Bugatti deve attraversare Ponte Sant'Angelo per andare a prestare i propri servigi. Questo fatto dà origine all'altro modo di dire romano Mastro Titta Passaponte, a significare che quel giorno è in programma l'esecuzione di una sentenza capitale. Fino al 1870, infatti, ai tempi in cui la città è governata dal papa-re come una monarchia assoluta, le pubbliche esecuzioni sono uno degli spettacoli preferiti dal popolino, che non solo trova questa pratica di proprio gradimento, ma addirittura porta i figli maschi ad assistere allo spettacolo per mostrare loro ogni dettaglio della cerimonia. Proprio nel momento in cui viene giù la lama e la testa, o quando in caso di impiccagione il condannato rimane appeso, è consuetudine da loro uno sganassone, ossia uno schiaffo, come strumento educativo e tangibile, ricordo di ciò che può loro accadere il giorno in cui si mettono nei guai con la giustizia. Dinanzi a tali spettacoli si raduna non soltanto il popolo, ma anche poeti e scrittori. Giuseppe Gioacchino Belli immortala un'esecuzione in un famoso sonetto chiamato Er dilettante de ponte, mentre due celebri autori inglesi lasciano una descrizione molto dettagliata. Il 19 maggio 1817 George Gordon Byron si trova a Piazza del Popolo mentre tre condannati vengono decapitati. Per omicidi e grassazioni, scrive Mastro Titta nel suo taccuino. Ed il poeta narra questa esperienza in una lettera indirizzata al suo editore John Murray. La cerimonia, compresi i preti con la maschera, i carnefici mezzi nudi, i criminali bendati, il Cristo nero e il suo stendardo, il patibolo, le truppe, la lenta processione, il rapido rumore secco ed il pesante cadere dell'ascia, lo schizzo del sangue, l'apparenza spettrale delle teste esposte, è nel suo insieme più impressionante del volgare rozzo e sudicio New Drop, in pratica l'impiccagione, e dell'agonia da cane inflitta alle vittime delle sentenze inglesi. Un ricordo ancor più dettagliato lo lascia Charles Dickens durante il viaggio che compie in Italia fra il luglio 1844 ed il giugno dell'anno successivo. Nella giornata di sabato 8 marzo 1845, mentre è di passaggio a Roma, assiste ad una esecuzione in via dei Cerchi effettuata da Mastro Titta, che commenta nel suo libro Lettere dall'Italia del 1846. Come osserva Dickens nella sua cronaca, in caso di decapitazione la testa viene mostrata immediatamente alla folla dei quattro lati del patibolo, prima di essere lasciata in bella mostra per qualche tempo, di solito infilzata alla cima di un palo. Pur professando uno dei mestieri più orribili, Mastro Titta fa il suo dovere con distacco e professionalità, tanto che a volte è uso offrire ai condannati un'ultima presa di tabacco o un sorso di vino, quasi a volerli rassicurare sulla sua professionalità. Le tecniche comprendono l'impiccagione, il mazzolamento, ossia l'uccisione con un preciso colpo di mazza, la decapitazione a mezzo ghigliottina e persino lo squartamento. Quest'ultima è una pena aggiuntiva comminata ai rei di crimini particolarmente efferati, come l'omicidio di un prelato, ad esempio, e viene inflitta dopo l'uccisione, al corpo mai privo di vita, con successiva affissione dei quarti smembrati ai quattro angoli del patibolo. L'unico ricordo rimasto ai giorni nostri di Mastro Titta, oltre alla sua fama leggendaria, è il mantello che il boia ha indossato durante le esecuzioni e che oggi è in mostra al Museo Criminologico di Roma. Il museo custodisce anche il coltello del carnefice di Roma, con il manico di bronzo a tortiglione, con sovrapposta una testa di leone, con la quale si è eseguita la condanna alla mutilazione riservata solitamente agli indigenti che non hanno i mezzi per pagare forti multe e che può prevedere l'asportazione di occhi, il taglio di orecchie e nasi o, per i ladri colti in flagranza, il taglio della mano sinistra la prima volta e, in caso di recidiva, della mano destra. Nella tradizione popolare romanesca è celebre la leggenda che vuole Mastro Titta, ormai divenuto un fantasma, passeggiare talvolta alle prime luci dell'alba, avvolto nel rosso mantello che ha usato in vita, nei luoghi delle esecuzioni, presso la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, in piazza del Popolo e in piazza di Ponte Sant'Angelo. Si dice anche che talvolta offra una presa di tabacco a chi incontra, così come è stato solito fare con i condannati. La straordinaria notorietà che ha assunto Mastro Titta, e concludo questa breve conferenza,
gli ha permesso di essere inserito addirittura in una commedia musicale, quella di Garinè e Giovannini, detta Rugantino, interpretato da Aldo Fabrizi nella prima e seconda edizione del 62 e del 78, da Maurizio Mattioli nelle edizioni del 98, 2001, 2004 e 2010 e infine da Vincenzo Failla nell'ultima edizione, quella del 2013. Ringraziandovi per l'attenzione, spero che questa breve conferenza vi sia piaciuta, colgo l'occasione per ricordare che la pena capitale, sebbene a volte efferata e cruenta, è da sempre servita più come monito che per mero ludibrio, e che nello Stato Pontificio, così come negli Stati preunitari, è l'atto estremo verso coloro che rappresentano un grave problema per l'ordine sociale. Ai condannati viene però sempre chiesto di pentirsi prima dell'esecuzione della sentenza e di riconciliarsi con Dio e la Chiesa, la quale, essendo mater et magistra, ha sempre a cuore la salute non solo del corpo, ma in primis e soprattutto dell'anima, affinché anche rei dei reati più atroci sia data la possibilità di salvarsi, e così sia. Ringrazio nuovamente Simone Gammini per questa interessante e appassionante conferenza. Ricordo anche che è in preparazione la conferenza numero 640 a cura del dottor Andreucci su un tema che non vi preannuncio ma sarà molto interessante, di politologia, e a Dio piacendo continueremo queste conferenze. Grazie a tutti, l'appuntamento è per le prossime date delle conferenze di formazione militante. Viva il Sacro Cuore!